anni dal profilo della quinta commissione. Se lo creo io, no. Colleghi, buongiorno, sono le ore 10 e Buongiorno. un minuto. Attiviamo adesso la registrazione. Ringrazio la segretaria Maria Elena Manducci, a cui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino è presente. Martariano presente. Caputo presente. Verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno con lei. Aspettiamo Buongiorno. qualche secondo, qualche minuto. Immagino che si collegheranno anche la Lomonaco e la Chinnici. Io stavamo già iniziando un po' a chiacchierare rispetto a quanto successo con l'ordinanza o il preannuncio dell'ordinanza del sindaco che vedrà da lunedì le scuole elementari, primarie e medie chiuse. Inizierei dibattendo su questo, se come commissione vogliamo prendere una posizione, comunque penso che sia utile anche una chiacchierata fra di noi e poi se siete d'accordo continuiamo la lettura del regolamento. Martedì mi è stata confermata la presenza dell'assessore alle ore 10. Zitto. Sì, zitto, zitto. Petralia onestamente non pervenuto, oggi gli rimanderò un messaggino. Sì, mi sa che dopo la fase iniziale sia un po'... Calato. Non tanto calato perché è giovane, quindi l'energia l'avrà, diciamo, sommerso da quello che significa fare l'assessore della quinta città d'Italia, però insomma, una risposta. Buongiorno Valentina. Buongiorno. Buongiorno. Alle ore 10 e 2. Vabbè, dai, puoi farla entrare pure all'inizio. Solo perché è lei. Ok. Hai visto? Ora devi suscitare in me l'anima dell'opposizione. Se fosse stata la collega Lo Monaco, facevi la Ma la stessa Lomonaco, cosa. tu vedrai, appena entri un quarto la faccio entrare pure 10-1, pur di Ah, non sentire. vabbè, allora va bene, allora va bene. Soprattutto se mi Fa ripeti il condivisi. labirinto della palazzina cinese. Se mi ripeti Ah, quello... Cretino. consigliere Bertolino mi tiene buona perché sa che il suo collega di partito Zacco... Ma tu più che parlare del mio collega di partito Zacco, dovresti parlare del tuo sindaco, diciamo. Ma il suo collega Zacco ieri, mezz'ora prima del sindaco, ha scritto che le scuole erano chiuse. 28 minuti prima su Facebook è apparsa la comunicazione del collega Zacco. Perché gliel'aveva detto? Perché lui ha il filo diretto con il sindaco, è l'unico. No, me l'hanno fatto notare, io ero Se per questo è incredula. uscito pure un comunicato di Ferrandelli, diciamo. Prima? Ma No. insomma, ieri sera, ieri sera, ieri sera. Per ora ci sono grandi rapporti, però. Sì, ho Si visto ieri anche in scambiano Consiglio Comunale. comunicati giornalieri tra Sì, solidarietà e compiacimenti, per ora c'è. ma tu devi vedere sulle chat, cioè i cuori che pulsano, cose bellissime, veramente. Guarda. E di Mondo dei Amici si fa un baffo a tutte e due, che altro che Libo Cuore. Mi sono accorta ieri, evidentemente sta chiusura delle scuole che scontenta Sì, solo me. però dico, non so, poi tra virgolette, chi è più stronzo di tutte e due, dico, ma penso che sullo stesso piano. Vabbè, Parli del siamo. sindaco di Ferrandelli o di me di te? No, di me e degli altri, non, siamo sotto registrazione. Dobbiamo condividere schermo così mi preparo. Sì, anche. Comincio a condividere. Vabbè, intanto mi Sì. preparo. Cesare. Sì, dimmi Mari. Allora, oggi dovrebbe essere completata tutta la procedura delle Sì, firme, sì, perché sì. per far conciliare quattro firme in una certificazione c'è stato andare a... Ah, la consigliera, un attimo che metto la presenza della consigliera. Sì. Presidente, a che ora sta entrando la consigliera Lomonaco? La consigliera Lo Monaco ha chiamato l'appello alle 9 e poi alle 10:01. 10:01. Collega Lo Monaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sentivo solo perché ero accerchiato da tutta questa maggioranza. Ho detto, ma quando si collega la collega Lo Monaco e mi fa sentire un po' più a mio agio. All'inizio Si hai visto, Cesare, sentiva all'inizio. come in un labirinto. Come quel bambino sperduto nel labirinto della palazzina cinese. Praticamente, sì. Che Allora, colleghi, non, tema. poi non si è saputo mai se l'hanno ritrovato questo bambino perché ancora gira. Nelle comunicazioni,
Siamo riusciti a Bello, fare sorridere bello, mi sta Valentina. piacendo molto. Siamo riusciti a fare ridere Valentina anche oggi. Allora, perché sparite come videocamera? Io? Chi è Tutti, che sparisce? solo Ma chi? Valentina. No, io ci sono. Non è così, non è così. Io No, sto io ce la cercando di sono. aprire lo schermo. Lo monaco, non ti vediamo. Vediamo la forma immagine. Ma sei aperta, scusate, io Io mi la vedo, io vedo. la vedo. Io pure la Ah, vedo. sì, non la Ma vedo solo io. dillo che mi hai sì, la oscurato, mi hai vediamo. bloccato. Io non vedo più la Chinnici. E questo non è un problema. La Chinnici sta condividendo, la Chinnici sta condividendo il documento del regolamento. Ma dove? Nel balcone? È fuori, non c'è più nella chat. Ma scusatemi, scusate colleghi, io vi chiedo perdono per il ritardo, ma avevo qualche Le scuse sono difficoltà sempre con... ben accette. Però volevo sapere una cosa, cioè avete parlato di questi, delle scuole, un attimo, di queste... Cioè, Sì, pensiamo di... è da un'ora che facciamo comunicazioni, Vivi. Abbiamo fatto un comunicato congiunto e siamo pronti per uscire. No, io dopo che Ferrandelli, diciamo, si è schierato, come dire, schierato, cioè ha espresso solidarietà al sindaco su questa cosa, mi ritiro. E Zacco ha chiesto sulle scuole. Io Allora, parlavo, scusami, Vale, proviamo mi sono sentito a frenare il dente polemico della collega Chinnici tra Zacco e Ferrandelli. Volevo la fare. quale mi preoccupa per il futuro, ti devo dire la verità. Questo atteggiamento seriamente mi preoccupa per il futuro. Allora, ragazzi, volevo chiedervi questo rispetto a questo ragionamento, al di là delle prese di posizione, perché Valentina sa benissimo quali sono gli equilibri all'interno dei gruppi. Il tema è, al di là delle battute e dell'inizio così un po' sorridente da parte di tutti, è molto serio. Come commissione, intanto mi piacerebbe così fare un giro, una chiacchierata rispetto alle opinioni di tutti, è un tema che ci riguarda in prima persona come quinta commissione. E dopodiché valutare se ci sia anche l'ipotesi oggi di uscire con un nostro comunicato rispetto a questa presa di posizione, nel rispetto ovviamente dell'ordinanza e della situazione che c'è, se vogliamo dare un taglio piuttosto che un altro. Lo dico con assoluta convinzione che chiunque abbia preso la scelta rispetto alle motivazioni non è una posizione facile. Sono papà e marito di una professoressa e da un lato gioisco e dall'altro mi rendo conto della gravità e del danno che stanno subendo sia gli insegnanti sia soprattutto in primis i ragazzi. Quindi non è questo al di là del dibattito. C'è un tema di opportunità, c'è un tema di scelta di questo mondo piuttosto che altri. Sono tante le discussioni in campo, non c'è dubbio. È evidente che, diciamo, oggi leggevo un post di una persona a me molto cara che diceva si va verso una chiusura che implica un ipotetico abbattimento del Covid contro la certezza di un danno che è quello di lasciare i ragazzi a casa. Quindi la scelta non è assolutamente facile. Se voi condividete, possiamo aprire un ragionamento in commissione, vedere di scrivere anche due righe e uscire come quinta commissione, visto che è il dibattito del giorno in città. Oppure condividiamo lo schermo e continuiamo il regolamento stamattina come comunicazione, poi mi taccio e de decidete voi come continuare i lavori. Do solo la comunicazione che martedì ha confermato la presenza poco fa l'assessore alle ore 10, quindi in secondo appello. La persona che sta lì, L'assessore Zito, Zito, Zito. ah, Era quindi già in martedì. programma, però era quello che aveva slittato questa settimana, mi ha detto martedì. L'unica cosa che mi ha dato conferma dell'orario poco fa, invece delle 9, 9:30, mi ha chiesto alle 10. Allora, vogliamo fare un giro? Io Sì. due parole le vorrei dire, però sono arrivata per ultima, quindi do la parola ai colleghi, insomma. Kimmy, parla tu, Vale. Che ci tengo a sentirti. Vabbè, detta così, però Francesco sembra che non ci tiene a sentire me. Comunque va bene. No, 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 era vatti, vatti, sottointeso. No, allora, io non so perché il collega Mattarino si è preoccupato del mio atteggiamento, ormai penso mi conosca, cioè io al di là di tutto sono
Cioè sono, che devo dire, sono dispiaciuta perché penso che questa decisione del sindaco, io la rispetto, sono con il sindaco da 3 anni e forse da 30 anni, quindi non si pone il problema della mia lealtà assolutamente nei confronti del sindaco, dell'istituzione, dell'amministrazione che mi sento di rappresentare. Nello stesso tempo credo che la chiusura delle scuole doveva essere valutata come extrema ratio, se noi crediamo che subito dopo il diritto alla salute viene, o forse insieme, perché non lo so, comunque quantomeno subito dopo viene il diritto all'istruzione, che è comunque diritto in generale al benessere della persona, è diritto fondamentale. Dico, anche il Papa lo ha ricordato, cioè c'è una pandemia sanitaria, ma c'è una pandemia educativa e culturale, e di cui pagheremo lo scotto, soprattutto noi città del sud, per i prossimi almeno 20 o 30 anni. Ci sono ormai dati certissimi che certificano come togliere scuola, istruzione per mesi e anni, perché di fatto ormai siamo un secondo anno di istruzione negata, avremo poi dei danni a livello anche di salute in questi bambini, sia per quanto riguarda le depressioni, sia per quanto riguarda il benessere fisico, psichico, scusatemi, sia per quanto riguarda proprio, come sappiamo, c'è una correlazione stretta fra grado di istruzione e salute, la dottoressa Caputo cioè lo ha sempre testimoniato e lo sappiamo, cioè in generale una persona più istruita è una persona più attrezzata culturalmente, è una persona che tende ad ammalarsi meno, a fare più prevenzione e tutto quanto. Dico, non è un caso che i potenti della terra in questo momento siano guariti quasi tutti in 48 ore, da Trump a Bolsonaro a Johnson a quell'altro che si è contagiato, non è soltanto perché sono ricchi e hanno subito e potenti e hanno sicuramente subito la possibilità di controllarsi e avere accesso alle cure immediate, e anche, come leggevo, per il fatto che questa pandemia, diceva ieri il direttore un mese fa il direttore di Lancet, è una sindemia in realtà, cioè chi ha altre patologie, perché nella vita si è comunque curato meno, ha avuto meno accesso alle cure, comunque subisce con più forza questa pandemia. Per cui, diceva il direttore di The Lancet, è più corretto parlare di siundemia. Comunque, al di là di questo, dico, è ovvio che tutti sappiamo l'importanza della scuola, è ovvio, io sono molto infastidita perché per i toni e i modi non del sindaco, ma di come parte anche del mondo della scuola, probabilmente vittima di una grande paura, perché c'è paura, per carità, e anche di alcuni minoritari genitori abbiano addirittura gioito, o qualche mio collega consigliere comunale ha detto che era una vergogna tenere le scuole aperte, una vergogna. Signori miei, ci si è provato e ci si doveva provare, è un fallimento, semmai chiuderle a testa bassa, con vergogna le chiudiamo, questo secondo me è l'approccio corretto. Poi lungi da me dire che per principio le scuole devono stare aperte, se mi viene dimostrato scientificamente che il mercatino di sabato di via Galilei è meno a rischio di tenere le scuole aperte, io mi inchino. Io mi inchino e mi sto muta e non parlo se veramente c'è più pericolo nelle scuole. Poco fa parlavo con un genitore della scuola Waldorf che mi diceva che in 2 mesi, 150 alunni, per carità, è una scuola piccola, ma in 2 mesi hanno avuto un solo caso. Ora, non capisco che il singolo caso non fa statistica, ma in generale, poi per carità, se si dice anche che questi dati sono falsati, allora se i dati sono falsati è chiaro, mi arrendo. Però i dati dell'USR di ieri, forse sono usciti grazie anche al sindaco Orlando, che sicuramente ha puntato i piedi. Tra l'altro ancora io ordinanza non ne ho letto, poco fa tu Francesco parlavi di questa ordinanza, io non l'ho ancora letta, quindi l'ordinanza non c'è. Finora siamo a un comunicato stampa, quindi io voglio sperare che il sindaco, esasperato dal fatto che non c'è chiarezza su quanti posti letto ci sono, sul fatto che i nostri malati sono andati a Partinico ormai, quindi si capisce che a Palermo non c'è più un posto letto, questo è oggettivo. E poi soprattutto, ho parlato oggi anche col segretario della CGIL di Palermo, che mi diceva, Valentina, il vero problema è che all'ASP non fa i tracciamenti, che non abbiamo certezze, che ci sono intere classi, insegnanti, alunni, genitori in quarantena a tempo indeterminato, ad libitum, e in questo modo non si può fare scuola. Dico, i problemi, come dicevi tu Francesco, sono tanti.
Quello che io mi dico è che prima di prendere una decisione simile, l'assessore La Galla, anziché ora tirare una bordata contro il sindaco, perché signori, tutto ci vuole in questo momento, tranne che il conflitto istituzionale, veramente. Il conflitto istituzionale è una cosa terribile, perché disorienta le persone. Invece in questo momento servirebbero poche regole chiare e trasparenza assoluta dei dati per poter prendere decisioni non in base al panico, perché il panico non aiuta. Io ringrazio che in questo momento sto leggendo, mi è di molto aiuto, perché al di là di tutto, al di là della vis polemica che fa parte un po' del mio carattere, me ne scuso, ma credo di essere una persona razionale. In questo momento ho anche una familiare molto a me stretta e vicina che è malata di Covid, attenzione, e io comunque fra 2 ore devo andare a scuola, quindi non è che uno parla per parlare perché è per la scuola, giusto? Ho una madre di 84 anni sola, con un lutto recentissimo, che avrebbe bisogno di carezze e di vicinanza, a cui io le nego. Quindi ovviamente non credo di essere una persona che fumigna o che parla soltanto per... Quindi non voglio destare preoccupazioni in nessuno. Sto leggendo questo libro, ve lo consiglio, perché in questo momento secondo me è il momento di leggere, analizzare con razionalità e non farsi prendere al panico. E dice questo libro, che si chiama Una nuova storia non cinica dell'umanità, che nei momenti di guerre e di bombardamenti, o addirittura anche quando è affondato il Titanic, lui fa una serie di esempi molto concreti, dati alla mano, non è vero che la gente presa al panico si è fatta prendere al panico e ha dato il peggio di sé. Non è così, non è accaduto quando la Germania ha bombardato Londra, non è accaduto quando Churchill ha bombardato Dresda, non è accaduto nemmeno col Titanic. La gente è rimasta tranquilla, perché nel momento, anzi, ha sviluppato filantropia, aiuto, come del resto è successo a marzo-aprile nei mesi del lockdown. Chi è andato nel panico e si è fatto prendere il nervosismo sono i leader politici. Dico, questo qua è olandese, fa uno studio degli ultimi 50 anni. I leader politici presi dal panico, lui parla dell'America, scusate un attimo, parla per esempio di una cosa accaduta a New Orleans quando c'è stato l'uragano Katrina. Scusate se sembra che vado fuori tema, però secondo me non è andare fuori tema, e dice a un certo punto proprio questo, che siccome i governanti devono dare delle risposte concrete, cosa fecero? Si era sparsa la voce che c'era il panico, che la gente dava il peggio di sé. Furono chiamati 72.000 militari con l'ordine di sparare sulla paglia. Sono truppe che sanno sparare e uccidere, io mi aspetto che lo facciano, fu il commento della governatrice, e così fu. Sul ponte Danziger furono uccisi un ragazzo di 17 anni e 6 afroamericani innocenti e disarmati, ok? Questo perché si era sparsa la voce che nel panico bisognava subito agire con forza. Insomma, dice a un certo punto lui, quello di New Orleans è un esempio estremo, ma la dinamica del disastro e delle pandemie è sempre la stessa. A una disgrazia collettiva fa seguito un'ondata di collaborazione civile, gli amministratori pubblici entrano nel panico e arriva la seconda catastrofe. Ora, io credo che chi governa in generale debba tutt'altro che farsi prendere, ma questo non ho, ripeto, lungi da me attaccare il mio sindaco, per carità, io sono una persona leale. Sto dicendo però che da tutte le istituzioni, a tutti i livelli, che sia il consigliere comunale, mio collega, che sia il mio sindaco, che sia il presidente della regione, l'assessore all'istruzione, o che sia il ministro della pubblica istruzione, io mi aspetto razionalità, non tifoseria ovviamente, ma in senso buono. Una questione anche di principio, per cui il diritto alla istruzione è un diritto sacro, almeno quasi altrettanto come il diritto alla salute, quantomeno non facilmente così diciamo scindibile, e soprattutto mi aspetto collaborazione leale. Quindi, se volete, dico, noi possiamo intervenire, io interverrei nel senso di chiedere ai litiganti istituzionali, perché ieri anche La Galla ha fatto un post pesantissimo contro il sindaco, che mi ha lasciato disorientata e che disorienta soprattutto i cittadini. Non è con il braccio di ferro, stiamo assistendo anche in campagna a De Luca contro De Magistris, non è con questo braccio di ferro che noi aiutiamo la popolazione a tenersi calma. Perché il panico non aiuta nessuno, questa è una legge basica, il panico non aiuta, e chiudere in maniera indiscriminata, perché la scuola, perché l'assembramento, ci vogliono dati, ma i dati stessi non bastano, i dati vanno interpretati, in questo sono figlia di statistico, e il dato in sé può non significare nulla ed essere usato in maniera distorta.
il numero in sé, se non è interpretato in maniera rigorosa, può essere usato in maniera distorta. Allora si deve andare a vedere quali sono i vulnera del sistema. Se c'è un problema nella sanità che non riesce a tracciare bene, non riesce a fare i tamponi in tempo, allora subito si intervenga lì. Non ci possiamo permettere una scuola chiusa da ora fino a marzo. È un crimine contro l'umanità. Non parlo più. Però dico, nell'annunzio, annuncio comunicato che è stato fatto anche con il chiaro riferimento al fatto, del microfono è lontano, col chiaro riferimento fatto nel poter dare un minimo di preavviso, quindi l'ordinanza non è uscita, è uscito un comunicato. Si fa una dichiarazione evidente che c'è un momento di difficoltà, di mancanza di dati, ed è una scelta immediata e tampone nella speranza che questi dati possano confortare. Si fa riferimento a una temporaneità di questa chiusura. Perché chiedo scusa Francesco, doveva essere scusa solo per così anche per le scuole superiori. Un allievo di mio marito che soffre di, cioè, insomma, ha un problema di autismo, aspettava il 13 novembre, cioè oggi, perché il primo ministro aveva detto, Conte, che oggi era l'ultimo giorno della DAD, della didattica a distanza alle scuole superiori. Sappiamo che non è così, al momento non c'è una, forse i primi di dicembre adesso, ma sappiamo che non è così. Quindi io me lo auguro che cambi qualcosa, ma cosa deve cambiare in 15 giorni se il problema è una struttura del sistema? Questo mi chiedo. Dico, le scuole superiori sono in tanto tempo a Milano, purtroppo, cioè purtroppo, beati in certo senso, a Milano le scuole primarie sono aperte, Milano è zona rossa. Le prime medie a Milano sono aperte, parliamo di migliaia di bambini, e l'indice di contagio, notizia di ieri, è sceso. Allora è possibile, o no? Questa è la mia domanda. Perché Milano sì? Perché a Milano la sanità funziona meglio? Non lo so, visto lo sfacelo che hanno avuto. E in ogni caso non mi consola che siano di nuovo i bambini a subire perché a Milano funziona meglio. A Milano i bambini vanno a scuola e l'indice di contagio è sceso, quindi non c'è una correlazione diretta. Però Valentina, tu stessa hai detto, è tutto contestualizzato al territorio. Quindi Milano risponde perché c'è una sanità che risponde. Qui un sindaco si trova davanti all'evidenza che un sistema che non funziona deve prendere una decisione. Quindi io non credo che l'abbia fatta il sistema lombardo, quello che ha innescato tutto il problema. Mi devi scusare Cesare, a marzo tutto il problema è stato innescato dalla sottovalutazione del sistema, che è il sistema sanitario lombardo. Sottovalutazione, ma non di un sistema che non funziona dal punto di vista di posti, di cover. Dico, quindi è questo quello che io, il sindaco è ufficiale, è il primo ufficiale di governo sanitario, è quello che comunque ha la responsabilità, e come dici tu, si può anche essere presi dal panico perché sei quello che devi dare una risposta, e qualunque risposta tu dai, nel bene e nel male, hai sempre sbagliato, perché ci sarà qualcuno che ti darà addosso. È detto bene, ci vuole che comunque almeno le istituzioni facciano quadrato attorno a questo problema, non si può essere sciacalli e speculare in questo momento. Se l'interruzione di 15 giorni, di 20 giorni può giovare per il futuro, io dico che ben venga. Cioè, io non sarei così netto a schierarmi su una chiusura di 15 giorni, 20, anche di un mese. Cosa diversa è stata nella prima ondata, quando siamo rimasti fermi per 4-5 mesi. Quindi io, francamente, al netto della solidarietà, non solidarietà, io dico che forse in questo momento tacere e far fare a chi ha realmente i dati, che logicamente senza strumentalizzarli, è la migliore cosa. Cioè, io non ci possono essere tifoserie, non ci si può schierare da una parte o da un'altra solo per presa di posizione. Abbiamo capito quello che il danno che stanno facendo tutte queste persone che comunque continuano a dire che non esiste il problema, che continuano a fare assembramenti, che se ne vanno a mare. Hai ragione tu, perché chiudere la scuola e non chiudere il mercatino, esattamente. È su questo che noi dobbiamo, secondo me,
invece insistere, che tutto il sistema venga bloccato in questo momento. Quindi se la scuola, sì, mercatini e altro va fatto contestualmente, perché in 15 giorni, 20 giorni si possa risolvere al più presto il problema. Posso? Sì, certo. Allora, io intanto voglio ringraziare Valentina perché tu dici fuori tema, assolutamente no, cioè a me è piaciuto molto il tuo approcciarti all'argomento e anche fare questi rimandi, e davvero ti ringrazio perché anche a futura memoria, diciamo, sono dei riferimenti che possono tornare utili. Io mi trovo sostanzialmente al 100%, al 99,9%, dato che non sono dalla parte, diciamo, del sindaco, in quanto sono stata e sono, diciamo, all'opposizione, però nel merito sono d'accordo pienamente con la collega Chinnici. Una settimana fa, io vi faccio un esempio concreto, una settimana fa io ho ricevuto gli insulti su Palermo Today perché avevo fatto un giro per il mercatino di via Gaidò Galilei perché non potevo credere ad una foto che girava, okay, e che faceva apparire una situazione assurda, cioè di bancarelle attaccate l'una all'altro. Se vi ricordate, a giugno, quando sono stati riaperti i mercatini, c'erano state tutta una serie di norme. Il comune si era impegnato ad affiancare i mercatari che hanno il diritto, come tutti gli altri, di lavorare, ma quelli ovviamente che sono in regola, con una riduzione del numero di bancarelle. Ovviamente sono esclusi, lo sono ai tempi del Covid e lo devono essere sempre, esclusi i venditori abusivi, soprattutto quando ci sono altri che invece sono autorizzati, perché significa fare concorrenza sleale a 360 gradi. In più è pericoloso, perché io ho trovato le bancarelle piazzate e posizionate sui marciapiedi e anche in mezzo alla strada, con gente che ho visto con i miei occhi che camminava, sia alcuni mercatari abusivi senza mascherina, con la mascherina abbassata, e la stessa cosa cittadini che passeggiavano, delle ragazze, le ho viste con i miei occhi, che passeggiavano vicine, erano insieme perché chiacchieravano, senza mascherina, con delle ordinanze in vigore, con un DPCM in vigore. Ora, questa cosa è inaccettabile. Ho documentato questo al prefetto, al questore, al sindaco e ovviamente a Pian Piano, all'assessore delle attività produttive, a tutti, ok? Ho ricevuto una risposta, diciamo, da parte del capo di gabinetto, il quale mi ha ringraziato per la segnalazione, perché in un momento di pandemia, di problemi, di difficoltà, ovviamente è importante che tutti collaboriamo. Ora, io l'ho fatto ovviamente a tutela della salute, eccetera, ma il risultato è che mancano, e lo sappiamo, i controlli su tutta la città. Questi mercati sono rimasti aperti in ogni caso. Certo, l'obiettivo non era di chiuderli, però il comune è in grado di garantire all'aperto il distanziamento e di eliminare tutto quello che è, diciamo, un surplus. Ieri, attraversando via Gaidò Galilei, di nuovo ho trovato uno piazzato, seduto, che mi diceva vuole comprare qualcosa, che stazionava in sul marciapiede, che vendeva delle cose. Ora, purtroppo, già noi ci dobbiamo confrontare con tutte queste difficoltà. Io dico, da un punto di vista di governo, voi lo sapete bene, l'amministrazione che è stata chiara, ha detto è l'ultima cosa da chiudere. Ora, se qualcosa doveva essere chiuso, ripeto, sono d'accordo, certamente come prima cosa sarebbero stati i mercati rionali, i parrucchieri, gli estetisti, cioè i centri estetici, perché è ovvio che comunque la scuola debba essere davvero l'ultimo luogo da chiudere, con la dispersione scolastica che abbiamo, i livelli di dispersione scolastica che abbiamo soprattutto qui al sud. Quindi, diciamo, chiaramente anche io concordo sul fatto che è pazzesco, è scandaloso che un sindaco, però mi viene davvero, non lo so, quasi da piangere all'idea che un sindaco, il sindaco della Quinta Città d'Italia, nonché presidente regionale ANCI Sicilia, che
non ha, cioè che dichiara sulla 7 in diretta che non può avere i dati, che scrive sul giornale di Sicilia, sugli altri giornali, che non ha i dati. Ma signori miei, ma se il sindaco non riesce ad avere dei dati, ovviamente dati anche correlati, come dice Valentina, perché siamo sempre lì, il dato da solo significa poco. Io ho chiesto in consiglio comunale, noi riceviamo l'elenco dei positivi ogni giorno, ma cosa serve quello dei positivi se poi comunque non abbiamo, non sappiamo quanti tamponi sono stati effettuati? A noi ci arriva quell'elenco, ma cosa significa quell'elenco che arriva ai consiglieri comunali? E nessuno lo dice, cioè cosa significa? Non significa assolutamente nulla. E quindi, insomma, sostanzialmente, io ritengo che se è stata una provocazione, dico ben venga. Se è stata una provocazione da parte del sindaco, è un tentativo estremo di far, perché anche io confermo che anche diciamo dalla mia scuola continuano a confermarmi questo, non c'è nessuna ordinanza. Se è stata un'estrema provocazione, io la apprezzo. In ogni caso non andrò contro il sindaco per dire ma perché, ma per come. Certamente la cosa da stigmatizzare, però secondo me noi dovremmo farlo proprio come consiglieri comunali e come commissione scuola, stigmatizzare pesantemente questi bracci di ferro, l'ho scritto anche io ieri diciamo nella mia pagina, perché questi bracci di ferro tra regione e enti locali, cioè, sono qualcosa che davvero lascia presagire cose ancora peggiori, perché non è davvero inaccettabile, è davvero triste. Quindi magari, ecco, due parole in tal senso forse le potremmo dire, al netto di dire siamo a favore o siamo contro. Il punto non è essere per la chiusura o per l'apertura, certamente, dico anche contro Valentina, l'avrai visto, l'avrei letto, contro la ministra Azzolina che continuava e continua insomma a dire noi vogliamo le scuole aperte, ma quante gliene hanno dette gli stessi docenti? Ok, quindi anche su questo il mondo della scuola, cioè da un certo punto di vista può essere anche una come dire impopolare pensare e dire lasciamo le scuole aperte. Il punto non è lasciamo le aperte, probabilmente sì, chiudiamo tutto, ma se chiudiamo la scuola chiudiamo tutto a questo punto, cioè è impossibile. Ma pensiamo anche a quei lavoratori che hanno magari marito e moglie che devono andare a lavorare, uno al centro estetico e uno in parruccheria. Ma che cosa fanno? Ma come fanno? È impossibile. Certamente il sistema ha fallito il sistema dell'assistenza locale, cioè queste USCA, l'ASP di Palermo, hanno fallito perché non hanno risposte. È vero quello che è stato ricordato, non ricordo, da Francesco o da Cesare, dico che ci sono intere scuole in quarantena. Ecco, intere classi in quarantena, è così, perché purtroppo le risposte non arrivano. Anche io ho amici, amiche malate, che per avere un tampone, il risultato di un tampone, anche i figli della scuola, stessa cosa, cioè passano settimane di isolamento poi fiduciario, siamo sempre lì, cioè in altri paesi del mondo ci sono le persone trovate positive, vengono direttamente messe in un hotel, gli portano pure da mangiare tutto quanto, e parliamo di teoricamente diciamo posti non così che noi giudicheremmo all'avanguardia. Dico, qui insomma è tutto troppo approssimato, troppo, però ripeto, se le scuole sono chiuse, che chiudano davvero tutti, perché così non è accettabile. Se la scuola è chiusa, Valentina, devono chiudere tutti. Grazie Viviana. Vale, vuoi dire qualcosa? Sì, io certo inquadro forse la cosa da un altro punto di vista. Allora, intanto il discorso del diritto allo studio e del diritto alla salute. Beh, c'è da dire che ogni diritto costituzionale è importante, senz'altro, però è riferito sempre al cittadino che comunque sia sano, giusto? Al cittadino in stato di salute, e quindi questo è importante. Il diritto alla salute in questo momento, secondo me, è più importante di ogni cosa. Però vi ricordate, avevamo sempre detto che cosa? Che i due pilastri portanti della nostra società quali sono? La scuola e la sanità, e quindi la situazione odierna è il risultato di quello che non è stato fatto
nei decenni precedenti. Io vi dico soltanto questo: andate a vedere quante persone muoiono annualmente, per esempio, per semplice influenza. Cioè, negli ospedali, gennaio, febbraio, marzo, c'è stato ogni anno una mini guerra. Grossissime difficoltà nei pronto soccorsi, grossissime difficoltà nelle medicine di urgenza, nelle medicine interne. Però, beh, si è andato avanti, forse nessuno si è preoccupato più di tanto. L'assunzione dei medici è stata sempre limitata negli ultimi anni, e così quella degli infermieri. Non si è dato molto peso alla, diciamo, riqualificazione, alla ristrutturazione delle strutture sanitarie e anche di quelle della scuola. E quindi, se ci troviamo adesso così, è il risultato di quello che non è stato fatto negli anni passati. In questo momento c'è grande preoccupazione. Sono stati cancellati i reparti di gastroenterologia, è stata riconvertita l'ostetricia e la ginecologia dell'ospedale Cervello, è stata riconvertita la neurologia al Policlinico, cioè sono stati cancellati in questo momento dei reparti importanti dove venivano giornalmente e periodicamente ricoverati pazienti che hanno delle patologie importanti. Voi lo sapete, io forse sono ripetitiva, ripeto sempre gli stessi concetti, ma sono quelli. Cioè, questo virus è entrato giusto fra gli agenti patogeni con la quale la specie umana avrà a che fare, ma non fra un mese, fra sei mesi, negli anni, d'accordo? Verremo a contatto progressivamente tutti, a poco, il problema è la concentrazione in uno stesso momento delle urgenze, perché mentre il virus influenzale magari permette di arrivare alla terapia intensiva, alla rianimazione, a poco, gestendo con più razionalità, questo per il coronavirus non è possibile. Quindi io... È difficile dire il sindaco ha fatto male, non me la sento di dire perché so quali sono le preoccupazioni e le situazioni all'interno delle strutture sanitarie, all'interno degli ospedali. E certo, è pur vero che se la preoccupazione c'è, deve essere totale, quindi non posso pensare di andare a penalizzare o a chiudere la scuola e magari invece... permettere gli assembramenti da altra parte. Questo è una cosa che non capisco, così come non ho compreso le ordinanze dove era indicata soltanto quella strada piuttosto che l'altra. Cioè, a Piazza Don Bosco io non mi potevo permettere di fermarmi o di stare assieme ad altre persone, magari in Via del Fante sì o a Mondello sì, parlo dell'ordinanza precedente. Cioè, certe decisioni non mi sono state chiare, ecco. Le ordinanze devono essere estese a tutta la popolazione. Bisognava comunicare già da marzo, aprile, maggio, giugno, qual era l'importanza del comportamento individuale e del comportamento sociale. Cioè, il discorso è questo. Questo coronavirus come si diffonde? Tramite il naso e tramite la bocca? Perfetto, educare fin da subito la popolazione a coprire naso e bocca. Cosa ci voleva? Vi ricordate a marzo, quando ci siamo visti per la prima volta, abbiamo fatto una seduta con l'Amarano. Vi ricordate, insomma, abbiamo parlato di quello che si poteva fare per l'eventuale riapertura a settembre della scuola. E io me lo sono appuntato quello che abbiamo detto, me lo sono scritto. C'erano delle cose importanti da fare, che probabilmente non sono state fatte perché non c'era il tempo, erano troppe, perché le scuole non sono state aiutate negli ultimi anni, perché già se dentro la struttura scolastica ci fossero stati ambienti ampi con il giusto sistema di aerazione, il personale formato, dicevamo l'importanza del medico competente all'interno di ogni plesso scolastico,
Avevamo parlato di che cosa? Della presenza del locale dedicato all'assistenza sanitaria. Io me li ero scritto tutte queste cose. Non lo so, forse era troppo difficile perché la situazione delle scuole a Palermo è veramente tragica dal punto di vista strutturale, figuriamoci dal punto di vista organizzativo e figuriamoci dal punto di vista della formazione probabilmente del personale. E adesso è inutile piangere sul passato perché chiaramente dobbiamo fronteggiare la situazione odierna e penso che veramente noi siamo molto preoccupati perché c'è poco personale, scarseggia il personale, siamo a disposizione e verremo sicuramente coinvolti tutti i medici e tutti gli operatori sanitari di qualsiasi specialità. Ci dobbiamo preparare a questo, anche perché vi voglio sottolineare soltanto una cosa e chiudo. Fino a questo momento il coronavirus non ha avuto il suo concorrente principale, che è il virus influenzale, perché se voi vi ricordate il lockdown è partito a marzo nel momento in cui la curva epidemiologica dell'influenza era praticamente, si era annullata. Adesso incominceranno veramente mesi difficili perché lavorando in una struttura pubblica so bene quali situazioni si vengono a creare a gennaio, febbraio e marzo normalmente, ancor prima, quindi vi parlo del 2018, 2017, 2016, solo esclusivamente per l'epidemia influenzale. Scusa Vale, ma tutti quegli edifici che dovevano essere usati come ospedali riconvertiti, si era parlato del, non mi ricordo se era l'ex IMI in via Rico Albanese, che dovevano diventare reparti Covid, tutta l'estate se ne parlava, dove sono? No, il reparto è stato, lì ci sono dei posti letto, poi è stato detto, ecco perché io ho letto le cose così, in questo caso come le avete lette voi, è stato detto che in effetti quella realtà era un po' sganciata da quelle che potevano essere la realtà delle rianimazioni, delle terapie intensive, non era il luogo idoneo per poter ricevere eventualmente pazienti con Covid e che meritavano assistenza particolare. E quindi sì, si è creato un reparto, ma questo reparto ho capito che è stato dedicato ad altro, alla patologia di genere, insomma ad altre patologie. Adesso si sta riconvertendo. Sì. Adesso si sta riconvertendo il CTO entro 40 giorni. Sarà un polo infettivologico. Sì. Sì, si sta cercando di creare dei posti Covid anche in altri paesini, per esempio in provincia di Agrigento, diciamo c'è anche proprio per evitare che i pazienti debbano essere dirottati tutti verso le grandi città. Purtroppo ormai il tempo non c'è più di rimediare, ma di rimediare a quello, ripeto, che non è stato fatto nei scorsi decenni. Scuole e sanità sono state abbandonate per troppo tempo e adesso ne piangiamo le conseguenze. Altra cosa, dico l'ordinanza del sindaco, parlavamo di tempi, e quali sono questi tempi? Non è una situazione che andrà al miglioramento. Ripeto, ci potrà essere appunto questa curva che per qualche giorno magari tende a scendere, ma poi i casi aumenteranno. Quindi cosa si farà? Si chiuderà per tutto l'anno a questo punto. Se si è presa questa decisione, non penso che ci saranno grossi spazi di manovra oppure di apertura, ecco. Allora, colleghi, io penso che un punto di caduta sicuramente da quello che è emerso da tutti gli interventi e che ho anche fortemente sentito nei commenti, nella sensazione che ha la cittadinanza, è che questa ordinanza viene vista come un braccio di ferro tra istituzioni. E questo, come diceva Valentina, è davvero deleterio. Cioè, in questo momento tutti quanti dovremmo avere istituzioni unite e convinte nella battaglia comune. Non lo so se su questo passaggio vogliamo uscire con un comunicato in cui chiediamo a tutti di poter essere maggiormente dialoganti, di poter prendere delle decisioni in maniera più condivisa tra le istituzioni tutte. Ditemi voi,
vogliamo ascoltare la Marano lunedì, al di là di tutte le nostre questioni con l'assessore. Io, vogliamo chiedere scusate, io penso che non sia più il tempo, cioè c'è un tempo per ogni cosa. Il tempo di discutere, di dialogare c'era stato, diciamo, nei mesi scorsi, quando c'è stato il lockdown totale. Non è il momento, secondo me, di fare questi confronti. Ma per che cosa, Francesco? Lì, secondo me, io penso che sia stato, l'avevo detto forse la seduta scorsa, però forse il governo nazionale doveva fare un lockdown totale. Questo, secondo me, è mancato. Secondo me è mancato questo. Dico anche per 20 giorni, per 3 settimane, quello che era così, non c'erano tutti questi discorsi, non c'era questa cosa, queste scelte politiche o queste lotte che insomma un pochettino dico convocare l'assessore in questo momento alla scuola a che serve? Cioè non è servito nel momento in cui forse si poteva organizzare qualcosa, si poteva fare qualcosa, ma adesso non... Veramente, non chiudere il più possibile. Io veramente dicevo, nessuno ha più il coraggio di dire rimanete a casa, bisogna restare a casa, bisogna spostarsi il meno possibile. È questa la verità. Se questo può essere d'aiuto, perché così come, per esempio, pensavo ai bambinetti di prima elementare che quest'anno devono imparare a leggere e scrivere. Allora, vorrei capire perché il bambino della scuola dell'infanzia fino a 5 anni può andare in presenza e il bambinetto di 5-6 anni che fa la prima elementare e magari troverebbe una scuola chiaramente con molti più spazi perché gli altri magari si possono permettere di rimanere a casa e di seguire a distanza le lezioni, non possa andare in presenza. Cioè, sono questi paletti che non capisco. Allora, se io sono preoccupato per quello che succede all'interno degli ospedali, non ci sono i reparti, mancano i posti, non ci sono medici, non ci sono infermieri, io devo essere preoccupato a 360 gradi, d'accordo? Quindi anche i bambini dell'infanzia devono rimanere a casa, i mercatini devono chiudersi. Ecco, il blocco deve essere totale. Questa cosa parziale, io onestamente non la comprendo. Però su questo, Valentina, infatti sono d'accordo. La cosa che diciamo è un po' contestabile, ripeto, fermo restando che il punto non è la contestazione in sé per sé, dico contestabile concettualmente, è che comunque le scuole primarie, in particolare l'infanzia e primarie, come sappiamo, sono spesso scuole diciamo anche di vicinato, cioè dove comunque i bambini spesso vanno o a piedi o accompagnati comunque dai genitori per brevi tragitti. Dico, non è il ragazzo che si sposta per andare all'università o già comunque la scuola media dove ci possono essere la scuola superiore. Cioè, quindi in particolare, dico, infanzia e primaria, abbiamo tenuto aperto per dare appunto risposta a un'esigenza che non era in altro modo, in assoluto, non era un problema di soldi. Tu puoi dare tutti i soldi che vuoi alle famiglie o alle scuole per la tecnologia, per i computer, per la connessione internet, come abbiamo fatto d'altronde, come ha fatto il governo, no? Purtuttavia non puoi arrivare mai a compensare, come giustamente ricordavi tu, cioè il ruolo che può avere un insegnante nell'insegnare a impugnare bene la matita al bambino e scrivere le prime letterine, ok? Quindi non è assolutamente sostituibile in alcun modo. Per questo, soprattutto in questa fascia d'età, in questa diciamo parliamo dell'infanzia appunto e della primaria, perché poi c'è il bambino che impara in prima, il bambino che ha delle difficoltà e magari impara in seconda a scrivere, no? Che magari appunto ha più difficoltà, o ci sono, sappiamo bene, i soggetti più fragili. Quindi è ovvio che è proprio l'ultima ratio quella di chiudere. Il fatto che tu dici il lockdown totale nazionale, sì, forse diciamo con una presa di coscienza totale o con un atto così particolarmente coraggioso si poteva pensare, si poteva fare, però è pur vero che siamo sempre lì. I sindaci, come tu sai, e i presidenti di regione hanno rivendicato durante il primo lockdown maggiore autonomia. Hanno detto che avevamo una sorta di dittatore, hanno fomentato e hanno dato spazio
a tutte quelle persone che purtroppo alcuni cittadini, e lo sappiamo, hanno continuato a dire siamo in dittatura, vogliamo la libertà, ci sono state proteste, manifestazioni per strada. E allora a quel punto è chiaro che un governo ti viene a dire bene, io ti faccio un'ordinanza di massima, ti faccio ti metto lì un DPCM e ti do delle indicazioni di massima, cioè il minimo sindacale è questo. Dopodiché tu presidente di regione o tu sindaco, si è detto in maniera chirurgica ed è corretto, perché a un certo punto tu sai bene che vai a mettere le mani, oltre che la salute eccetera, che è la cosa fondamentale, però poi tu vai a mettere le mani fisicamente nelle tasche delle persone, perché non puoi ristorare al 100% tanta gente. Ieri mi parlavano alcuni artisti e mi dicevano io siccome ho guadagnato 25.000 euro l'anno scorso, quest'anno non avrò un euro dal governo. Ma tu ti rendi conto che io con 25.000 euro comunque non ci posso vivere, perché ho un certo tenore di vita? Cioè praticamente dice, perché il governo ha preferito garantire il minimo magari a chi non aveva neanche il minimo, che non magari l'equità, ok, di un certo punto di vista. E anche questo ragionamento è giusto, ma è anche folle, perché da una parte è normale che io ti vado intanto a pensare a chi non ha neanche i soldi per comprare il pane, e poi magari vado a pensare a quelli che hanno una bella casa e che perché per loro merito, ok, per loro bravura, però come vedi tutti si lamentano e tutti si lamenteranno. A quel punto perché non distribuire le responsabilità giocando di squadra? Davvero il governo ti dà delle prime indicazioni e poi, dato che comunque il contatto anche con le realtà locali, con i sindacati, con i cittadini, con le associazioni ce l'ha il sindaco, ce l'ha il presidente di regione, dico per fare i due nomi, poi ovviamente si tratta anche dei consiglieri comunali che potrebbero aiutare a lavorare in tal senso, come ci sono, cioè che creano, come dire, un movimento di opinione, ok? Cioè che aiutano anche a far comprendere alla gente. Cioè io per prima ho cercato di far comprendere ieri a chi parlava con me, guarda, però comunque se lasciamo tutto centralizzato, poi il rischio è anche che certe cose non si comprendano fino in fondo e che comunque anche il sindaco si senta quasi subire, no? Magari c'è il sindaco bravo, quel comune particolarmente non bravo tra virgolette, bravo e fortunato perché comunque ha gestito e amministrato un piccolo comune come un gioiellino e che non ha casi Covid, sto facendo un esempio, giusto? Lo sa solo quel sindaco. Allora perché tu devi andare a penalizzare tutti indistintamente e tutte le categorie, tutti, e li lasci anche morti di fame? Perché ripeto, non sempre i ristori possono arrivare a tutti e non sempre possono arrivare immediatamente, ok? E quindi tu, cioè è troppo grossa la responsabilità. In questo momento, in questo senso ti dico unione di intenti e giocare di squadra, perché da una parte abbiamo Conte per dare un nome e cognome, che poi non è da solo lui, sapete bene, c'è tutto lo Stato. Sì, ma è come risolvi chiudendo soltanto le scuole? Non lo capisco, no, scusami. È questo quello che non si comprende. Ma questo lo può fare il sindaco, Valentina, è il presidente di regione, il presidente che tanto parla, poteva tranquillamente invece assumersi la responsabilità di fare il lockdown in Sicilia. Invece il presidente ha detto che siamo arancioni per sgarbo, per antipatia di Conte. Lo capisci che è una gravità estrema? Cioè lui ha fomentato, alimentato una guerra tra cittadini e governo. È una cosa pessima, è una cosa da stigmatizzare. Cioè lui ha dichiarato, perché la prima dichiarazione era questa, che noi siamo zona arancione, lui voleva essere gialla, cos'era la prima fascia, verde, gialla, mi sono confusa con i semafori, cioè scusami, lui ha detto che erano troppo restrittive, ci siamo capiti Valentina, lui ha detto questo. Allora invece un presidente di regione che ha i dati della sua sanità sotto mano, o dovrebbe averli, giusto? Cioè ricordiamoci che ieri si è dimessa quella tipa da Diventerà Bellissima, perché ha detto io non posso neanche dialogare, mi vergogno di stare in Diventerà Bellissima. Allora non è anche questione di simpatia o antipatia politica, ma tu che vieni a dichiarare, è che in un momento in cui abbiamo negazionisti, gente che ti manifesta, l'hai vista via la regione quattro giorni fa, la gente che aveva bloccato una settimana scorsa, non mi ricordo, via la regione senza mascherina, che fermava le macchine perché vuole la libertà. Tu devi aiutare per livelli, cioè hai Roma, poi hai la Sicilia come presidente di regione e il sindaco,
e tutti insieme convergono nella strategia dove ritengono anzi di chiudere tutto d'accordo, ma lo vai facendo assumendoti gradi di responsabilità. Secondo me è questo che bisognerebbe fare, solo che siccome sono scelte poi uno si rende conto, ah beh, io voglio l'autonomia, no, ma l'autonomia è sempre meglio stare all'attacco che non assumermi la responsabilità di dire sono io che chiudo, ok? Per quello siamo sempre lì, non è che io critico Orlando, che è il sindaco che ha detto chiudo la scuola, cioè critico per quello che posso, mi dispiace anche criticare, ripeto, mi dispiace, mi rammarico che il Presidente di Regione abbia sottovalutato perché così la situazione e che non abbia dialogato con i vari sindaci e che i sindaci poi, diciamo, e probabilmente la situazione ha costretto il sindaco a un gesto che io non condivido, fatto così, non che non condivido che le scuole stiano chiuse, ma se sono chiuse le scuole deve essere chiuso tutto, quindi Presidente di Regione, sindaco, ci mettiamo d'accordo, no antipatia per il punto che ci fa diventare arancioni, anzi grazie Conte che hai cominciato e che stai facendo il ristori, adesso noi facciamo di più perché noi conosciamo bene la situazione locale, meglio di come la conosciamo, ma chiudiamo i parrucchieri, chiudiamo i mercati, chiudiamo le cose all'aperto, questo doveva essere, ma insieme, con gradi, ok, per arrivare più vicini ai cittadini, più vicini ai cittadini, man mano che la situazione stava diventando come è diventata sempre più drammatica. Presidente, dico non illudere i cittadini come è stato. Allora, Presidente, è importantissima questo ragionamento, è bellissimo. Credo che lo spirito che iniziale fosse un altro, se no anche noi scadiamo in un talk show dove ognuno giustamente dice cosa era meglio, cosa era peggio, e purtroppo e ogni giorno ce ne sentiamo di queste trasmissioni migliaia. Fermo restando che è utilissimo, sono contento del giro e dello scambio di vedute di ciascuno di noi. Vi ripropongo la questione, se vogliamo in qualche modo trovare un punto che potrebbe essere utile a livello locale, per quanto piccola la commissione è tutto, un comunicato rispetto a un taglio, piuttosto che un altro. Ovviamente io non sarei né nel dare il taglio nel pro o contro, entrare nel merito, ordinanza sì, ordinanza no, però fare delle valutazioni, argomentare rispetto a quanto sia importante la collaborazione, che la situazione è grave, far riferimento a quello che succede fino a stamattina rispetto a scuole chiuse ma mercatini aperti piuttosto che assembramenti vari. Di una maggiore attenzione, invitare il sindaco a relazionare in consiglio comunale la settimana prossima, invitato dalla commissione, cioè se riusciamo a trovare qualche iniziativa del genere, bene, altrimenti ragazzi, cioè, abbiamo fatto lo scambio di opinioni, ognuno rimane convinto delle proprie, sappiamo bene qual è la situazione, sappiamo bene anche la nostra impotenza, come diceva Valentina, oggi è troppo tardi, volevo capire se c'era secondo voi l'utilità, solo l'utilità di poter lanciare un messaggio, oppure andiamo avanti, dico ragazzi, vediamo che succede, dico, non saremo noi, diciamo, a determinare le sorti di questa ordinanza. Ditemi, dopodiché io dicevo a Cesare che ho necessità non di lasciare, però di oscurare la camera per questioni di connessione, sono con voi, eventualmente se diamo lettura al regolamento io vi seguo con l'audio e posso rimanere collegato. Ditemi voi come tanto determinarci su questa prima fase e poi iniziamo la lettura del regolamento eventualmente. Secondo me, ma solo perché siamo la commissione scuola, ragazzi, cioè a me la parola tifoseria peraltro mi fa proprio schifo, cioè non è questione di tifoseria qua, non è questione di tifoseria, semplicemente siccome siamo la commissione scuola di pertinenza, semplicemente, credo che una parola vada spesa, nel senso, io su due linee mi muoverei, semplicemente di dire che occorre ed è necessario, fondamentale, anche per non disorientare le persone, e dare regole chiare, indicazioni certe, comunità di intenti fra le istituzioni tutte preposte. Quindi questa smentita, questo braccio di ferro fra regione e comune, secondo noi, secondo me almeno, non serve a niente, non porta a niente, perché è uno scaricabarile. Chiaramente non userei la parola scaricabarile, lungi da me voler polemizzare, io voglio essere super costruttiva, Cesare, non ti devi preoccupare per me, per il futuro, assolutamente.
però semplicemente questo balletto. No, poi, sta... poi questo del futuro io te lo spiego meglio. No, ah, no, va no, bene, no, perché io, no. Cioè, io sono una persona costruttiva. Semplicemente... Siccome, siccome l'hai ripetuto due volte, vuol dire che ti ha colpito questa, certo, questa perché cosa. E io poi ti spiego meglio, probabilmente non sono stato felice, no, poi ti spiego cos'è. Io direi questo, cioè inviterei l'assessore La Galla, perché ieri il posto di La Galla è stato pesantissimo, cioè di fatto La Galla ha detto che questa ordinanza del sindaco intanto vabbè non c'è, ma comunque non ha valore e che lui la impugnerà, che lui andrà contro i sindaci, cioè veramente è molto disorientante, lo è per me da consigliera comunale, figuriamoci per i cittadini. Quindi intanto direi anche alla Galla, quindi il comunicato lo farei generale, cioè di dire attenzione prima di uscire su Facebook, prima parlatevi, però anche se è tardi per carità, ma almeno per dare le indicazioni e le istruzioni. E poi dire i tempi, nel senso che per carità non si può prevedere per quanti giorni sarà chiuso, però almeno c'è un dato sotto il quale possiamo riaprire le scuole, oppure ci dobbiamo rassegnare a un lockdown totale, sono d'accordo con Valentina, allora cioè, diciamolo chiaro, perché guardate che si stanno organizzando le famiglie anche con l'homeschooling. Cioè avere 10 bambini a casa per fare l'homeschooling senza mascherina, signori miei, non è che è più prudente che averli a scuola con l'igienizzante e le mascherine. Cioè sono tutti già i genitori, perché non è che da un giorno all'altro chi ha bambini di 5-6 anni si può mettere in malattia e stare con i bambini. Quindi si prenderà una babysitter, cioè le dobbiamo sapere le cose, si prenderà una maestra di inglese privata e 10 bambini nelle case faranno lezione la mattina. Dico, questo penso sia chiaro o no? Cioè è così, bisogna avere il polso. È così, cioè a me già stanno arrivando, la gente si sta organizzando per tenere l'assembramento di bambini a casa, a farli studiare come può con una maestra di inglese, di matematica, quello che è, con una babysitter. Non credo che questo sia più sicuro, anzi a me fa più paura, io a scuola in qualche modo bene o male li tracciavamo. Quindi io adesso non lo so cosa va a succedere, ergo vorrei sapere, c'è un momento, cioè appena l'indice, come si chiama, l'indice di contagio, no? L'RT, quello che è, scende a 1,5, cioè possiamo avere qualche indicatore, oppure diciamo fino a marzo. Io credo che vada detto qualcosa, non si può semplicemente andare diciamo a come il vento o anche il consenso, oppure dipende dai presidi che sento, dipende dai sindacati che sento. Dobbiamo avere un minimo di rotta chiara e devono averla chiara sia l'assessore Razza, sia l'assessore La Galla, sia il sindaco di Palermo. L'assessora Marano, No. ho Aspetta, aspetta. finito. No, no, continua. Però voglio dire una cosa. Do forza al concetto che anche il motivo per cui ho proposto questa discussione ed eventuale proposta di comunicato. Ad oggi l'ordinanza non c'è, cioè sicuramente l'avrà pronta, la sta elaborando in giornata. Quindi diciamo un nostro comunicato, un taglio, diciamo la speranza che possa essere anche a scuola. Dinanzi a un'ordinanza già firmata, questo è un passaggio importante anche da sottolineare, quindi una nostra presa di posizione comunque Io se secondo conosco me un deve po', esserci, poi se conosco un contiamo. po' il sindaco, questa fuga in avanti, se lo conosco un po', può essere anche non lo conosco per nulla, ma se lo conosco un po', secondo me lui ha voluto forzare la mano per dire, può essere che in questi 3-4 giorni mi arrivano 50.000 prese di responsabilità da parte dell'ASP, da parte di Razza, da parte di La Galla, perché La Galla di fatto questo ha detto, il sindaco Orlando si sta prendendo delle responsabilità pesantissime di cui gli chiederemo conto. È possibile che il sindaco dica, bene, allora se io mi prendo le mie responsabilità, voi prendetevi le vostre, che rassicurazioni vere mi date, no? Quindi può essere che sia stata una mossa perché da qua a lunedì succeda qualcosa, dico, io non lo escluderei questo, se no l'avrebbe firmata prima, invece non c'è nulla di pronto, ha detto lo sto dicendo così da lunedì, ma l'ordinanza che chiude le scuole non c'è. Al momento non è che un comunicato stampa e legge, giusto? Quindi in questo momento c'è, cioè, secondo me quasi siamo ancora a una fase di schermaglia. Quindi io darei semplicemente questo messaggio, proprio questa richiesta, ma veramente con il cuore. Cioè, mettetevi d'accordo, dialogate, nel senso di dare indicazioni certe e chiare. C'è un momento in cui questo indice, se scende l'indice, si riapre o lo escludiamo. Le prime elementari, per esempio, la scuola dell'infanzia, i bambini sono senza mascherina. Quindi la ratio in effetti un po' sfugge, cioè sono quelle comunali che stanno aperte soltanto, le statali no, eh?
Quindi, per quello che ho capito io, cioè sono i nidi di infanzia comunali perché il comune dice io lì il tracciamento ce l'ho chiaro e domino la situazione molto meglio, ne rispondo, mentre la scuola statale, quindi il bambino di 3-5 anni della scuola statale non va a scuola, se ho capito bene i termini, perché ripeto, ancora non c'è l'ordinanza. Quindi, però è anche vero che nella scuola appunto dell'infanzia le maestre sono molto anziane e i bambini sono senza mascherina. Quindi da un lato proteggiamo i nonni perché non ci deve essere il pranzo domenicale intergenerazionale come ci è stato suggerito dal presidente Conte. Dall'altro lato però nella scuola dell'infanzia le maestre di 65 anni tengono bambini di 5-4 anni senza mascherina. Quindi diciamo, però dico per carità, io non veramente lungi da me fare la virologa, assolutamente. Però ecco, questa richiesta. Come si dice, consenso di intenti, indicazioni chiare e come dire, un obiettivo. Il nostro obiettivo è far scendere l'indice RT sotto 1? Sotto 1 si può pensare di riaprire? Non lo so, dico, sto sparando, però ecco, un minimo di orizzonte di tempo credo che possa aiutare, perché a responsabilizzarci tutti. Sì, io sono d'accordo, Valentina, con questo tipo di, diciamo, impostazione, assolutamente. Dico, per carità, al momento rispetto al contagio, i dati che erano usciti, venuti fuori dal Ministero sono comunque lo 0,44, credo, in media sul totale di alunni. Per l'infanzia lo 0,15, alunni primari 0,36%, alunni delle medie 0,71%, sempre che i dati siano corretti, siamo sempre lì, per carità. Ma comunque sì, cioè questo potrebbe essere un punto di caduta, di incontro, insomma, penso di tutti noi, di tutte le posizioni, insomma, al di là poi delle altre considerazioni personali, più personali. Colleghi, esprimetevi sulla condivisione o meno di uscire con un comunicato. Valentina ha espresso la sua posizione. Cesare, tu che dici? No, assolutamente sì, con questo taglio va benissimo perché diciamo appunto comunione di intenti senza fughe in avanti, senza prese di posizioni politiche, senza cercare di tirare a destra o a sinistra la popolazione per consensi personali, su questo non c'è dubbio. Dati certi, per cui giustamente si può stabilire quando si potrà tornare di nuovo a scuola, quindi già diciamo lanciamo un messaggio sicuramente di speranza. Non è una cosa chissà quando, lo sapremo solo se comportandoci in una certa maniera e questo indice calerà e quindi potremo ritornare quasi alla normalità a partire subito dalle scuole. Quindi secondo me con questo taglio che diceva Valentina va bene. Chiedo a Valentina Caputo una cosa, prima di ascoltare lei, che è chiaramente importantissimo. Si potrebbe anche fare una correlazione con la campagna di vaccinazione, cioè dire, per esempio, di seguire anche l'andamento dell'altra influenza, insomma, di quella stagionale normale e di capire, per esempio, l'incidenza dei vaccini. Perché dico, è chiaro che il picco, come tutta l'influenza, io me lo aspetto a febbraio, no? Almeno ogni anno si sente dire il Dicembre. picco. Da noi sì, è Dicembre. gennaio, sì. Da noi c'è più freddo gennaio-febbraio, ogni volta io sento sempre, mi rido sempre perché a Natale dico ancora il picco deve arrivare, ogni volta questo picco è sempre spostato un po' in No, avanti, gennaio-febbraio. gennaio-febbraio. Quindi dico, cioè, però ecco l'importante è saperlo perché almeno deve scattare una seconda fase, giusto? Che è quella di nuovo di dare, perché siamo punto a capo, signori miei, non è arrivato Purtroppo nulla di quest'anno c'è, tablet. Vale, quest'anno Sì. c'è di più perché sono fino a questo momento sono venute meno le dosi di vaccini per l'influenza e quindi chi normalmente si vaccinava perché era popolazione a rischio ha avuto problemi. Ok? Perché sono da meno, Vale? Sono venute Perché? meno, sono mancate le dosi. Chi è Ah, vaccinato è un miracolato, Vale. Chi si è non vaccinato si, come me non si, è un è un eroe. caso, Quello è un anche caso. perché, no, non ti so dire, però cioè, è una cosa importante, la vaccinazione di massa contro il virus antinfluenzale
era importante quest'anno più di ogni altro anno, era più che importante, importantissimo, appunto perché poi ci saranno dei quadri di sovrapposizione, il fatto anche che diciamo al pronto soccorso già il medico ti arriva una persona che diciamo ha difficoltà respiratorie e sa che magari è stato vaccinato, già ti esclude che questo, si parlo di gennaio, parlo di febbraio, quindi non lo so quello che succederà, ci sono delle cose che onestamente mi lasciano molto perplessa, cioè quest'anno ci devono essere più dosi a disposizione, assolutamente, avevano fatto anche una sensibilizzazione, io non mi sono mai vaccinata quest'anno, ero decisa a vaccinarmi io e tutta la mia famiglia. Era un atto d'amore quest'anno, vaccinarsi contro il virus influenzale era veramente un atto di amore, di civiltà, realmente, perché evitavi senz'altro o comunque bloccavi la diffusione del virus influenzale, questo sarebbe stato importantissimo, sempre per soprattutto i soggetti fragili. Vale, questo razza non lo dovrebbe dire, non ci sono i vaccini, vi abbiamo detto di vaccinarvi ma non ci sono i vaccini, io questo non lo sapevo. Vabbè, ma a livello nazionale. Questo però è a livello nazionale, non è stato a livello... Ma folli. È a livello nazionale. È un problema a livello, si è venuto... Ma certo, questo è un problema in più. Certo che è un problema in più, è un problema importante, fondamentale, e lo vedremo i prossimi mesi. Ecco perché la preoccupazione è tanta, è tantissima. Quando si dice chiusura, perché poi considera quando ci sarà questa forma influenzale, la prima cosa che tu farai cos'è? Il tampone. Però essere una semplice influenza, e quindi come si andrà a sovraccaricare? No, poi anche quello che succederà nelle strutture sanitarie, Cesare, certo, perché ripeto, certo, ogni anno solo per l'influenza... tu puoi parlare con tutti, appunto, chi lavora quotidianamente nei pronto soccorsi e nelle medicine d'urgenza, chiedi, ma ogni anno a gennaio o febbraio che cosa vi succede? Quando... vedi cosa ti dicono, vedi cosa ti riferiscono. E in più avremo il problema chiaramente di questa epidemia, no? Le cose sono veramente preoccupanti. Ecco perché con la domanda, Vale, tu mi avevi detto... Mi avevi fatto questa domanda, ma purtroppo ti devo segnalare e sottolineare questo problema che è fondamentale. Io vi chiedo una gentilezza, quindi sono d'accordissimo a questo comunicato stampa con questo taglio. Vi devo però lasciare, devo cominciare a preparare un po' di documentazione per l'altra commissione, siccome già mi ha chiamato pian piano, mi hanno chiamato altri che pensavano già alle 11 di essere collegati, quindi io vi lascio perché mi preparo per l'altra commissione. Però ripeto a dire, sono d'accordissimo, quindi sottoscrivo il comunicato con questo tipo di taglio. Va bene. Buona continuazione alla collega Viviana. Collega Viviana, la rivedrò tra non molto. E per il futuro spero la collega Chinnici. Ciao Vale, ciao. Mentore, per favore verifica gli discorsi giustificativi, perché sì oggi Marilena mi ha detto, brava Marilena, dillo tu dai che io vado via. Ciao. Ho tutto pronto, non appena finisco con voi ve l'invio. Grazie Mari, no, figurati, è perché chiaramente a scuola devo inviare. Io mi volevo dire questo, diciamo, vorrei capire come verrà impostata questa nota che la commissione, diciamo, vuole preparare, la vorrei prima leggere, prima di... Oh, Vale, certo. Perché io, se lo capisco. Veramente. No, ma per me la potete scrivere anche voi, cioè io mi sono espressa abbondantemente, mi sono anche sovraesposta, mi dispiace, però ho sentito di farlo, dico, spero che il sindaco non abbia frainteso che era un attacco a lui, non era quello assolutamente, io comunque mi sono espressa, dico...
Però non lo so, come volete, se volete possiamo abbozzare due righe, cioè io semplicemente direi questo, cerchiamo di una concordia istituzionale, non per buonismo, perché dobbiamo volemose bene, ma perché la popolazione ha bisogno di indicazioni molto chiare, che sia anche un'intelligibilità dei dati. Forse potremmo fare anche un accenno a questo vaccino, al vaccino, alla vaccinazione antinfluenzale, che se... So che adesso sono arrivate altre dosi, non lo so, quindi magari Oggi questo prende un po'. andava anche, oggi ci sono altre dosi che, perché poi li vanno, credo, a prendere a scaglioni e ce li hanno man mano i medici, non so, li vanno a prendere e poi vanno vaccinando alcuni e poi ne mancano altri, fanno un po' a Per scaglioni. esempio, vale il ruolo dei medici di famiglia. Io ho letto che ora si sta valutando, ora che appunto i medici di famiglia possono in qualche modo seguire domiciliarmente, ma anche questo andava un attimo pensato 2 mesi fa, giusto? Sicuramente, sicuramente, anche perché il medico di famiglia è chiaramente vuole anche il medico di famiglia può avere le sue patologie, può avere le sue, è giusto, quindi vuole comunque deve operare in sicurezza. Cioè non è che lo puoi mandare allo sbaraglio, perché siccome non c'è più assistenza, anche assistenza domiciliare, allora si pensa ai medici di famiglia, e vabbè, ma bisognava considerarlo per tempo e farli lavorare nella massima sicurezza. Sì, lo capisco, potrebbe essere importante l'assistenza domiciliare, giusto per evitare quella pressione che c'è attualmente, soprattutto sui pronto soccorsi. Fra Ma l'altro, per anche esempio, il prendere pronto soccorso indicazioni, del va? Civico c'è un focolaio fra medici e Sì, infermieri. a pronto soccorso, Altro infatti. problema, altro problema Cioè, che per esempio, poi. Vale, mia sorella si è contagiata, giusto? Quindi Sì. io ieri, tipo, già ero un po' suggestionata, a parte ero andata da un dentista per mia figlia, mi ha misurato la febbre e era appunto Termoscan. 37. Sì, 37,2 e mi ha rimandato a casa, non mi ha fatto visitare mia figlia, giustamente. Io sono tornata a casa, mi sono misurata con 3-4 termometri diversi e invece avevo 36 e mezzo, quindi non ho capito bene, ho detto, ma magari l'aveva settato un pochino alto. Poi una mia amica ha detto, sì, anche a me mi aveva detto che avevo 37 e mezzo, ma comunque, per carità. Però ieri sera nel panico, insomma, nella preoccupazione ho detto, ma eventualmente io, che so, devo prendere un antibiotico perché magari può servire subito, prendo un antibiotico, cioè prima di andare in ospedale, se mi continuasse questa febbre, che poi però non ho più, questa febbre per 3-4 giorni, prendo un antibiotico, cioè ci sono delle indicazioni che forse dovremmo sapere già, se c'è una prassi da usare per evitare complicanze bronchiali, per dire, e questo basterebbe saperlo prima o chiamare il medico curante, no? Un Certo, il protocollo. medico di riferimento è il medico di base, senza dubbio. Però ecco, bisogna vedere il contatto stretto, cioè nel senso che tu sai che tua sorella è positiva, non so, magari sei asintomatica o sintomatica, non lo so, diciamo, che contatto hai avuto con lei? C'è stato un contatto stretto? Beh, allora in questo caso potresti anche pensare di fare per esempio un tampone. Bisogna vedere quanto tempo No. fa sei stata a contatto, non lo so, ecco, bisognerebbe valutare varie cose. Cioè, mia sorella è positiva, io per esempio ho una sorella che abita a Torino, va bene, lei purtroppo tutta Certo. la famiglia è stata contagiata, però chiaramente non ci vediamo, ci sentiamo soltanto telefonicamente. E so quali sono le realtà anche in Piemonte, non pensate che lì siano tutte rose e fiori, assolutamente no. Perché il tracciamento è completamente saltato, l'ASP non riesce più a gestire, i tamponi non vengono più fatti a domicilio, c'è troppa casistica e quindi veramente anche lì ci sono delle grosse difficoltà. Nei drive-in organizzati nei vari paesini, per esempio in periferia rispetto alla città di Torino, si fanno file anche di 8 ore per fare un tampone. Va bene, con i bagni, con l'allestimento dei bagni chimici, d'accordo? Cioè, c'è gente che praticamente passa la notte in coda per poter fare il tampone o anche il tampone di controllo, sapeva già di essere un positivo, asintomatico, per rientrare al lavoro magari il datore di lavoro vuole il risultato del tampone, magari il tampone molecolare, chiaramente, e ti devi mettere in fila, file di ore e ore. Io l'ho fatto alla fiera, al drive-in l'ho fatto, per esempio, sono stata 3 ore e mezza in fila. Hai fatto alla fine. Sì, alla fine l'ho fatto.
Era quello. Vabbè, però era senso. Sì, devi vedere i tempi rispetto al contatto. No, era sabato scorso. Sì, sì, no, sono passati 2 settimane quasi, era l'1 novembre, infatti mi sto ponendo il problema che ora dovrei andare a scuola, in effetti era l'1 novembre, l'ultima volta che ho visto mia sorella, quindi sono 12 giorni. E il tampone quando l'hai fatto? No, no, questo l'ho fatto sabato. L'hai fatto sabato, con risultato negativo? Sì. Un risultato negativo. Vabbè, sono passati 15 giorni, vabbè. 12. Sì. 12 giorni. Poi avevo visto i suoi figli, però i suoi figli sono negativi. Per fortuna, hanno avuto il tampone poco fa. E sono negativi sì, tutti e due. I figli li avevo visti più volte, penso lei no. Comunque, sì. Buttiamo giù una foto, ovviamente da condividere nella nostra chat prima di diramarlo, se c'è la condivisione, tarda mattinata poi usciamo. Dobbiamo leggerlo tutti, ci sono diverse sfaccettature, ognuno di noi ha le proprie sensibilità, la propria posizione. Io, secondo me, per trovare un punto di caduta, alla luce del fatto che l'ordinanza non è firmata, c'è un annuncio dovuto al sindaco che preannunzia per organizzarsi che da lunedì ci sarà la chiusura, quindi questo fine settimana o più tardi uscirà l'ordinanza. Allora, sotto questo punto di vista, in cui prima che firmi l'ordinanza esce un comunicato della commissione, dando questa impostazione, secondo me, rispetto alle cose che ho sentito da parte di tutti voi, di ciascuno di noi, la prima premessa è quella della scelta preannunciata dal sindaco che lede uno dei due diritti principali, così come diceva Valentina, sanità e salute. Io questa cosa la direi. Che certamente la Commissione è fortemente preoccupata di una scelta del genere, può comprendere le motivazioni dovute, a nostro avviso, a una mancanza di dialogo, di collaborazione, di condivisione tra le diverse istituzioni. Avvertiamo una fortissima preoccupazione da parte della popolazione, di questo duello, possiamo parlare di questa differenza di vedute, che a nostro avviso non dovrebbe esistere in un momento del genere. Io questo appello lo farei all'unità e anche nell'intercettare questa forte preoccupazione in questo momento che c'è nella cittadinanza, al di là di tutto. Non so se fare un passaggio anche rispetto a una nostra preoccupazione, rispetto alla scelta fatta ed altre no. Io in questo momento sto passando da Ballarò, diciamo, mi sembra che ci sia la vita normale. E anche un appello a un forte senso di responsabilità alla cittadinanza, perché dico, se a me chiude il bar sotto casa dove ogni mattina mi servono il caffè, io per rispetto di quel lavoratore che sta a casa da 2 settimane, il sabato pomeriggio non vado a passeggio, non vado a passeggio, perché se siamo arancione non significa che possiamo uscire come se Esatto, nulla fosse. Noi sono siamo arancione, d'accordo. dobbiamo baciare per alcuni operatori culturali o lavoratori che possono continuare a lavorare, gli si dà questa possibilità, ma perché altrimenti sarebbe una tragedia, non perché la situazione è normale. E questo va detto Esatto, perché qua si va, se mi sono chiudono sto a casa, se non mi chiudono è tutto normale. Ma che discorsi sono? Questa è follia. Cioè, d'accordo. Sì. qua a Ballarò, ragazzi, all'albergheria c'è il delirio. Cioè, bancarelle fuori, tutti buttati in mezzo alla strada, gli E i vendono le scarpe controlli, vecchie. esatto. E i controlli dove sono? Non lo Vedi qual so, è non la so. cosa che fa arrabbiare? Dove sono i controlli? Dove sono? Non è un Passaggio su discorso questo, politico. Dico veramente, è una diciamolo, cioè siamo in preoccupazione. emergenza sanitaria, se siamo in emergenza sanitaria si chiama l'esercito, inutile che ci appelliamo al comandante Messina, È altra cosa, ricordatevi io sempre, l'avevo chiesto un la comandante storia ce Naula della l'insegna, nel momento commissione delle e al di là. emergenze. Sì, no, scusa, finisci, finisci. No, no, questo è il mio ragionamento. L'ho detto in maniera cruda, se lo impostiamo così, io penso che abbia toccato le sensibilità di tutti. Se non sbaglio, non voglio peccare di presunzione, ditemi. Eventualmente chiederei a Vale se può buttare giù 2 righe, dopodiché la mettiamo in un file su come si chiama, su WhatsApp, e lo andiamo modificando ciascuno rispetto a quello che richiede. Però penso che sia utile che questa commissione oggi esca, alla luce anche del fatto che l'ordinanza ancora non è uscita. Io sono pienamente d'accordo e convinta che dobbiamo esprimerci perché davvero significa proprio abdicare anche a un ruolo che è il nostro.
In questo senso, ripeto, non stiamo dicendo è sbagliato chiudere, ok? Non lo diciamo, come non possiamo dire è giusto chiudere, non lo diciamo e non lo dobbiamo dire, anche perché ognuno di noi può avere la propria legittima, diciamo, opinione al riguardo, però dobbiamo sicuramente fare queste considerazioni, secondo me. Se si decide di chiudere, bisogna chiudere tutto. Indistintamente, se io sono preoccupato perché non ci sono operatori sanitari a sufficienza, non ci sono sufficienti posti letto, le strutture sanitarie non reggono, si è costretti a fare la riconversione di altri reparti importanti, bisogna chiudere tutto, non posso fare una chiusura settoriale. Sì, perché allora io sono oggi, lunedì i ragazzini, scusami, stanno a scuola, sì. Stanno a casa, scusami, vale. Nello stesso tempo, come dice Francesco, lì magari in altre nelle strade della città è tutto normale, tutto come vi ho detto come, io, come vale sempre. Vale, allora, vale la mia bambina va al catechismo. Non capisco. Quindi o si chiude tutto, veramente, e anche per pochi giorni. 20 giorni, non lo so, questa ordinanza onestamente io non la comprendo, ecco, comprendo la preoccupazione del sindaco, però il sindaco deve appunto, se decide, se è preoccupato e decidere di chiudere, deve chiudere tutto, scuole, mercatini, tutto, e l'ordinanza deve essere estesa a tutte le città, a tutte le vie, a tutte le piazze, non per aree, d'accordo? Perché tutti i cittadini sono uguali. E tu dici, paradossalmente possiamo rilanciare di più, nel senso, se è sacrificata la scuola, allora si sacrifichino tutti. L'abbiamo detto, Vale, è l'ultima se cosa dico, che no, no, dico, io, che voglio capire se è un pensiero che possiamo trasmettere anche nel comunicato. Sui quali eravamo un po' tutti, diciamo, d'accordo, anche con a livello nazionale, però questo è il punto. Io lo inserirei nelle preoccupazioni di tutta la commissione nel vedere un atteggiamento superficiale, tante volte diciamo come se nulla fosse, da una parte della cittadinanza. Io lo vivo per esempio personalmente, ciascuno di voi ha raccontato un po' esperienze personali. Voi sapete, mamma, diciamo, dopo 53 anni si trova sola a casa, ha tantissime amicizie, siamo terrorizzati che, vista l'annata e il culo che abbiamo noi quest'anno, possa succedere qualcosa a mamma. Ed è in quarantena da 20 giorni, cioè io poi c'ho mamma chiusa che avrebbe veramente necessità di vedere gente, di uscire, e poi vedo gente allegra che passeggia, ma non esiste una cosa del genere, non esiste. Penso ai bambini disabili, penso a chi, no, a chi ha la scuola come unico mezzo per poter socializzare, fare qualcosa che non sia ambienti tragicamente tristi delle proprie famiglie, delle proprie Infatti, realtà, questo cioè, è il punto, Francesco. Non possiamo sopperire con nessuna e quindi potrebbe includersi il complicato, potrebbe avere questo taglio finale di valutare in considerazione di quanto si è sacrificato un mondo fondamentale della nostra società, se a questo punto non sia il caso a livello cittadino di chiudere tutto per un tempo in cui tutti soffrono per poco tempo e nessuno è penalizzato rispetto a un altro. Più di un altro. Si doveva far capire da subito quanto era importante il comportamento individuale di ognuno, d'accordo? Perché anche gli operatori dei vari settori che si lamentano, vorrei vedere come si sono comportate queste persone, come si sono comportate. Va bene. Sì, ma infatti di quei luoghi, paradossalmente, ora che abbiamo chiuso, poi dovendo dire, cioè, dico, cinema, teatri, ma per far capire il punto non era se dentro il cinema ci sono i contagi o dentro il teatro ci sono i contagi, il senso era non stiamo in giro a pensare che ci possiamo divertire. Secondo me l'unica giustificazione era questa, voleva essere questo l'intento. Però al momento in cui chiudi teatri, cinema e scuole e lasci aperti i mercati e i parrucchieri, onestamente, cioè, rimane solo da allargare le braccia, secondo me. Quindi facciamolo questo riferimento. Io alle 12 ho l'altra commissione, quindi mi Allora vorrei sì, un attimo no, disconnettere per. se chiudiamo, Francesco, Presidente.
E poi sono disponibile a, ovviamente a condividere in chat, scrive, cioè ci scriviamo in chat, magari se Valentina fa una bozza, ma sicuramente dico, andrà bene. Vale, ovviamente al di là della tua posizione personale di ieri, diamo il taglio della commissione di tutte le cose dette. Cioè io capisco quella è la tua posizione. No! Non ti... Hai l'audio staccato, vale. Cioè se siete d'accordo manteniamo questi tre punti. Sì, sì, per me... Vabbè, Valentina lì, cioè non è che... Da, cioè lei ha parlato anche da docente, perché sì, è vero, c'è il ruolo certo. di consigliere comunale, però ognuno ha la propria professione, è stato formato in una certa maniera, studiato per fare determinate... No, ma non dico, perché non sono d'accordo. Sì. No, dico sì, sì, assolutamente. Dico, no, in quello che lei aveva detto all'inizio, Francesco... Dico, ha parlato una docente. No, certo, se scrivo, no, Francesco dice se scrivo io, se abbozzo io per tutti, è chiaro che il punto di vista diventa quello più globale. Cioè, andiamo sui punti che ci hanno unito. Ci provo. Dovremmo trasmettere nel nostro piccolo come la commissione stamattina, che vede sensibilità politiche diverse, competenze diverse, ha trovato la quadra nel suggerire un messaggio che deve essere chiaro a chi è più alto di noi. Questo, il senso del messaggio secondo me deve essere questo, cioè le istituzioni si mettono attorno al tavolo in prefettura ed escono in maniera congiunta con una battaglia, con una strategia di guerra condivisa. Non può andare avanti se il sindaco ha una posizione così dura per effetto mediatico, perché vuole fare la guerra alla regione, ma la risposta dall'altro lato deve essere che gli devono sbattere in faccia i dati che lui richiede, non dire genericamente non butti panico, ma non butti panico lo dicono con i dati, non con un comunicato. Questo è il tema, perché altrimenti si avvale e mi terrorizza la posizione drammatica che invece vuole dare il sindaco. Fermo restando che anche in quel senso, non potendo garantire i controlli, suggeriamo magari, ecco, di prendere in considerazione una chiusura totale. Ecco, cioè, visto che ci appelliamo al senso di responsabilità di ognuno, come abbiamo detto. Guarda, io mi è capitato di passare davanti ad alcune scuole elementari. Il problema non è all'interno della struttura, perché probabilmente i bambini veramente vengono distanziati, stanno fermi, vengono seguiti, perché ogni docente ha la responsabilità. Il problema è quello che si vede fuori. I genitori tutti a gruppetti che devono commentare, uno addossato all'altro, c'è chi ha la mascherina, c'è chi no, chi ce l'ha sotto il naso, chi ce l'ha messa sulla fronte, chi ce l'ha qui a reggere sotto mentoniera. È questo quello che non va. Mm-hmm. Va bene, ok. Allora io provo, dipende se ora devo... Ci scriviamo, ci aggiorniamo in chat. Certo, certo. Va bene, con lei. Buona giornata. Grazie alla chiacchierata. Alle 10.33 dichiaro giusto la seduta. Grazie Marilena, ci vediamo lunedì. Buona giornata. Ciao. A dopo. Ciao.